lascia qualcuno a sé, e la mattina buia dove muore, respira la rabbia, le tue corse e proprio i tuoi nomi. Sono 2 anni di radio che famo vicini, ma a me quasi nessuno mi conosce, e non è perché ho le palle mosce, ma perché la radio non è la TV, e puoi essere bravo e pure di più, ma se non vai sul grande schermo rimani sulla frequenza stabile e fermo. Ma io continuo a fare trasmissioni con lui, che però è furbo, quindi per cui si è spostato zitto zitto sull'altra antenna e, indovinate un po', si è messo a fare la rete. Questo gli ha dato assai più successo, ma io, che non so proprio tanto fesso, gli ho detto: ma Marco, parliamose chiaramente, tu vai sempre avanti e io niente, tu vai dappertutto a fare le serate e io rimango da solo a scrivere rime baciate, insomma per me puoi fare di più. E allora il re orre su e giù mi ha portato a fare il primo evento qui con voi, ce credo a stento.
ma qui te voglio fare una preghiera. Quello che ho tribolato per arrivare stasera, fa che non diventi la normalità, sennò dai, ti dirò in sincerità che il meglio lavoro non t'ho veduto e quando sei stato un tipo a fare cornuto. Abito da un'altra parte, però da bambino abitavamo alle case popolari. Cioè, avete presenti le case popolari? La periferia sud-est di Roma, io sud-est è troppo figo, a Tor Vergata. I miei ancora abitano lì. Le case popolari è una scatola di scarpe in piedi, non per capire. E dicono che il vantaggio delle case popolari è che siano antisismiche, perché le case normali quando c'è il terremoto implodono, cascano su se stesse, implodono quelli e invece le case popolari hanno un grosso vantaggio, essendo una scatola di scarpe in piedi, cascano o te faccia o te culo. Cioè, basta che ritiri su, sistemi i mobili e stai a posto, è un grosso vantaggio. Al tempo stesso però hanno dei muri così sottili, perché è tutto cemento armato pressato, che senti qualsiasi cosa dicono gli altri del palazzo. È un problema. Noi abitavamo al primo piano e quando quello di sopra magari la notte faceva un peto, diciamo, che classico, mi guarda strano, una scoreggia, faceva, noi non sentivamo solamente il rumore, sentiamo pure la puzza, perché proprio la distanza ci accorgevamo che quello di sopra stava a fare la doccia quando ci arrivavano gli schizzi, capite? Proprio ma strettissimo. Però al tempo stesso questa peculiarità di avere questi muri così fini ma così forti ci dava la possibilità di evitare di fare alcune cose, tipo non era possibile attaccare i quadri, non è possibile, perché il cemento armato prende il piodo, prende il martello e mi dà molto di rinculo il martello, nel senso, io metto il chiodo, io do una martellata e mi scappa, perché al muro non gliene frega che tu devi mettere il quadro, non c'entrerà mai il chiodo lì, quello è il cemento, non gli importa. E tanta gente che non sapeva questa cosa, che magari abitava da poco lì, veniva fregata da questo particolare. Infatti, quando il sabato mattina, solitamente il giorno deputato per mettere i quadri, attaccare e sistemare casa, scendevamo le scale, vedevamo un sacco di gente con i cerotti in faccia, con l'occhio nero. Allora gli chiedevi, scusa, ma che hai fatto? Niente, stavo a mettere in quadro. Dico, scusa, in che senso? Nel senso che loro mettevano il chiodo al muro, non sapendo il rinculo, davano una martellata e si davano una martellata in bocca, capito? Tanti senza denti ci lasciavano incisivi, era veramente una cosa brutta. Mia madre, molto più intelligente di quelli che mettevano i quadri, metteva i poster. Avete presente quei poster dell'anni 80? No? Io non me vedo, però penso che qualcuno che c'ha l'età mia ci dovrebbe stare. Quei poster degli anni 80, enormi. Noi ce ne avevamo uno, un cameretta enorme, bellissimo, 5 metri per 5, c'era le montagne, a neve, e ruscelli e cascate, e un ruscello che arrivava fino del bordo al letto mio, proprio così, che mi sfiorava. Mamma mi faceva dire, sei contento che ti ho messo questo poster meraviglioso? Dico, mamma, fantastico, grazie. Dico, non ho capito perché mai preso per Reynolds Messner nano, che ho 10 anni e mi dovevo vedere sto monte tutte le mattine. A agosto fa meno 4 in camera e non è il massimo. Dico, però, comunque sia, quantomeno, quando il fiume straborda, a me mi si bagna il letto. Ma va abbastanza bene. Se non che a 10 anni io avevo i reumatismi e la pleurite. Però, per il resto, andava molto bene. L'altra cosa che facevamo in cameretta, io e mio fratello, fratello più grande di 7 anni, avevo, diciamo ancora, ne che un fratello più grande di 7 anni, e quando eravamo bambini lui era sdraiato di fianco alla televisione, avevamo una televisione di quelle antiche con i bottoni, senza telecomando, e io invece stavo dall'altro lato del ruscello, stavo verso la finestra, e quando doveva cambiare canale mica spostava il braccio, mi chiedeva a me d'alzarmi, metti il 3 e io lì, metti il 4 io lì, manco usa in volta, faceva tutti questi schermi, metti il 5. A un certo punto, stanco di questa cosa, mi viene una grande idea. Prendo due manici di scuba, li leggo con lo scotch, mi metto vicino al letto, metti il 3, io, tac, metti il 4, tac, io i canali li cambiavo, li dichiaravo. Metti il 3, per 3 buca all'angolo, tac, canale 5 dell'interno, tac, desponda, rete 4, io facevamo queste. E l'ultima cosa che facevamo, che vi dirò questa sera, era giocare a palletta. Cosa di incoraggiamento, deve cantare. Non è qui. È qui. Ciao. È qui, ciao. Sì, ciao. Come ti chiami?
Cacacarlo. Cacacarlo. Cacacarlo? Sì. Con due K? Cacacarlo Cirimino Bubba cognome. Ah, perfetto. E il nome? Cacacarlo. Ah, bene. Senti, allora, cosa ci canti oggi? No, perché io sono venuto per il quiz. Che non c'è, perché qui si canta, è un talent. Non è qui. No, questo è un talent. No, talent. Si canta. Talent che? Music show, si canta. Talent music show. Sì. Cioè, perché a me mi ha scritto mia sorella per il quiz. Non è questo il posto. Non è questo. Non è questo, mi dispiace. No. Ha detto che è qua. No, no. Che tu mi facevi, che lei mi facevi le domande e io rispondevo. Lei io? Sì, no. Che non ti ha informato male, mi dispiace, no, no. Bisogna cantare qua. A me mi aveva scritto mia sorella perché che ho capito, ma non è questo. Qui si canta. Qui si canta, non è qua, qui si canta. La famo notte, famo, Sì, è qua. Perché io mi presento per la materia. Per la materia quale? Sì. Mi presento per agrumi. Agrumi? Sì, agrumi. Coltivazione e potatura di piante di agrumi. Che non è questo, non qui è si questo, canta. Non è questo. Senti, facciamo una cosa, fagli partire la base, dai. Faccio la base con le domande. Sì. No, canta. La base con le domande che io rispondo e tutti sono contenti. La base dove canta? Tanti, sì, che canta? Fagli, sì. Non lo so. Sì. E che dove cantare? Cavoli tuoi, dai. Ma che dove sta? Canta la canzone. Non mi veniva niente, non sapevo che cosa cantare. Allora canto una canzone che fa limone, 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 limone. Forse non sarà bellissima, però almeno non fa cagare. Bravo, complimenti. Bella canzone, incoraggiamolo, meno male. Ci siamo divertiti! Una roba! Che sei un antifurto! Ci siamo divertiti furti! Non ti. Bella giornata! Mo se nevica Roma, mamma! Se nevica Roma, io ci ho messo 8 ore a arrivare a casa! Credetemi, il problema mio, 8 ore, era fa pipì in macchina, non sapevo come fa! Non sapevo come fa! C'ho una vescica di 9 mesi! A un certo punto ho fatto, mo faccio il cesareo, perché... Però, nonostante tutto, farà freddo, però... C'è la crisi. Allora, accendi la televisione, parlano di... crisi. Accendi la radio, parlano di... crisi. Mi ha chiamato la ragazza mia e dice, Marco, stiamo in crisi. Ma perché, che ti ho fatto? Non lo so, però va di moda. Ha tutto in crisi, tutto in crisi, accendi la televisione, aumenta la benzina. Aumenta la benzina. Aumenta la benzina, ogni quarto d'ora aumenta la benzina. Devi mettere benzina velocemente! Ma la devi mettere, a me mi è aumentata mentre la mettevo. Stavo là, ho fatto quante? Ce ne sono 25, ti ho chiesto 20, ho aumentato adesso. Ma dico, ma com'è possibile? Tutto aumenta, vicino alla colonnina del self-service c'è il comproro. Sono così, sta. Metter piena la catenina. Mettevi 50.000 lire di benzina, stavi in quarto d'ora, c'è neve, sigaretta, caffè, adesso è pit stop alla Ferrari, pum 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 pum, già stai fuori, ha messo 50 euro e hai visto una caccola di tacca, a smart mio mi fa, oh, arriviamo lì con 50 euro, cazzo, sto in crisi, in crisi, l'Italia in crisi, tutta si è vista, agli europei, abbiamo perso 4-0, si è vista la crisi. Oh, guarda che è strana sta cosa, agli europei, se levi la Grecia, le uniche due nazioni più in crisi di tutta Europa sono arrivate in finale, la Spagna e l'Italia, in finale le due nazioni più in crisi, e se ne è accorto pure l'arbitro. Oh, ha lanciato la monetina, è sparita la monetina, se la siamo fregata noi, c'era Prandelli, stava così. Eccolo qua. Benvenuto al quiz. Sì. Sì. Sì, no, ha detto il quiz. Sì. Sì. Il quiz. Che? Forza, non è il quiz. Qua, non è qui. Come non è qui? No. È qui il quiz. È qui. Sì. No, perché io mi presento per la canzone. Ma come la canzone? Scusa. Ma prima volevi il quiz. Ma prima volevi far fare la canzone e mi sono preparato la canzone.
canzone. Non c'è la canzone, c'è il quiz. Non è qui. È qui. E c'è il, ha detto che c'è il quiz. Senti, allora, prima c'era il quiz della canzone, mo la canzone c'è, cioè, c'è un quiz, e ti ho preparato le domande. Non salutare, gente, non siamo in televisione, chi saluti? Mi saluti uno per uno, famo notte, vieni qua. Posso fare una cosa? Dimmi. Allora, visto che tu vuoi fare... Sì, quiz, per quiz. Forza. Quiz, oh. Facciamo sì. Italia's Got Quiz. Italia's Got Quiz. Io cantavo la canzone e tutti erano... Faccio la canzone con le domande, va bene? La canzone quiz, che tutti rispondevano e tutti erano felici, ci divertiamo. La facciamo fare? Sì, va bene, dai. Allegria. Sì, infatti. Mancano le foto, tante tombe. Sì. Allora, dai. Allora, parti col maestro. Parti col maestro, parti col maestro. Parti col maestro, metti una canzone. In questa canzoncina, simpatica e carina, è nascosta una parola. Mi chiamo Bobby, sono cane buono e bello, ubbidiente e sdello, essere fedele è il mio prezioso hobby. Ma mi è rimasto solo sto collare e la mia storia che voglio raccontare per due padroni senza dignità che mi hanno abbandonato per andare al mare. Per la strada buia camminavo e nel mentre che pensavo cosa fare quella sera, la macchina passò e me la so a lungo per terra. Poi tutto a un tratto quell'auto si fermò. E allora pensai, mo mi dà una mano, che modestia. Se fermò, vide quel fanale mezzo rotto e cominciò a strillare come una bestia. Lo vedi sì che hai fatto, vecchio cagnaccio brutto, chi t'ha sciorto? Senza curasse manco se ero morto. E lì lo guardai in cagnesco e pensai, sì, mo mi arso. Ma mi sa che non ci riesco e ci provavo niente. E ci riprovavo sempre inutilmente. A un certo punto, chiusi l'occhio e non intesi più nessun dolore. Mi strinsi forte al petto quel collare che mi era stato regalato prima che fossi solo abbandonato e me ne sognai quando ero cuccioletto. Che nome gli mettevo? Bucco Bobby. Che accortezza mi portava il mio Carletto. La ciotola sta qui, il latte è fresco. Ero trattato proprio come un figlio e che una cuccetta bianca con scritto Bobby è il nome mio. Mo so a morire per la vacanza e a ritrovarli ho perso la speranza. Ma l'unico pensiero mio è di rivedere Carletto. E se esistesse delicato in Dio, de dai una leccata da me con tanto affetto. Ste parole mi stanno uscendo dal cuore, forse saranno umane, ma io non porto rancore. Io sono Bobby, il cane. Andrea, Burbino. Grazie Andrea. Il posto scontrato su Rai 1. Su Rai 1 c'è Gigi Mazzullo. Gigi Mazzullo c'è quello lo frego, manca la moglie, guarda c'è quello lo frego, batto, no. Sicuramente lo posso battere. Non è vero. Su Rai 2 chi c'è? Su Rai 2 c'è Luca Sardella. Luca Sardella, quello che parla con i pianti di San Francisco. Luca vanno già a dormire che tardi, c'è pure quello, potremmo battere a mezzanotte. Dai, possiamo battere sì. Chiunque abbiamo sì, pensato. Però... però non abbiamo fatto il conto col giorno. Perché noi siamo usciti a mezzanotte del 24 dicembre e contro Gesù Cristo non si può fare niente. A noi manco i parenti ci hanno visto. Mia madre ha detto noi scartiamo i regali, non ci frega niente. Che allora siamo costretti a ripresentarci, non ci conosce nessuno, noi siamo un duo comico, siamo Barbara e Cristian. Oh, io sono Cristian e lei è Barbara, dico sempre sta cosa perché qualcuno dice se guarda l'altezza della gabbia toracica lo spessore lo stesso, come regolo io. Vabbè, quindi vabbè, io sono un po' piatta, ma tante donne tra di voi hanno una piccola. Vabbè, piccola. Visto che ti stai presentando, di anche quanti anni hai? Buonasera, sono Barbara, ho 35 anni. Adesso fai outing, che misura c'hai di reggiseno? No, no, alla prima. Alla prima, alla prima a 35 anni, capito? Fino a mo se è fatta folle, se è fatta. Quando glielo ho detto agli amici miei di carica la mia ragazza 35 anni alla prima, ci ammazza ancora la scuola questa, ma quante volte l'hanno bocciata? Oh. Allora è vero, sono piatta sopra, lo ammetto, però è pure vero che poi invece sotto sotto... sotto sotto. Sotto sotto. Sotto sotto ci abita la signora che sta così, io mi faccio con quella, poi di sotto mi abita, mi faccio, signora come va? Ma sai questi mi fanno una rabbia, questi che ce l'hanno arte, arte dritte, vicine che ci vuole passare il banco, ma te mezzo.
Io niente, la signora mi faccia fare una stricciata perché il conto mio sta rotto. Basta! E te anzi, se fai due saltelli famo pure la lista movimenti. Oh, basta! Oh, bella, eh! No, bella perché stavo allattando, bella, bella! C'ho avuto una bambina bella. Piccola, sta allattando. Sera mi sarsa uno in prima fila, tutti i tatuaggi questo, no? Dice a Bibbia, dice lo sai che ce fanno i dubitocchi sulla capoccia tua? Dico non saprei, c'è il culo così pregio se. Bella gente, guarda, che bella gente che gira. Ma sai quante me l'hanno detto? Ora c'hai i capelli sotto traccia, tu non sei pelato, sei diversamente pettinato. Una me l'hanno detta bellissima, dicevo ti sei fatti i capelli a giro giro tondo, cioè che vuol dire tutti giù per terra. Un'altra sta a fare la fila apposta davanti a me, uno pelato, ti ammazzo questo quanto è pelato, mi giro dietro un altro pelato, ti ammazzo il comitivo, stavamo in fila, passa uno, ci dà un'occhiata, dicevo mi sembrate il Kinder Duplo. Perché in discoteca stavo a ballare, no? Mi stavo a divertire, oh, ma si avvicina un amico, ammazza il serata Oscar, pieno di donne, eh? Oggi se divertiamo ci imbriagamo, ci sballamo, tanto ritorno qui di te. Perché guido io? Perché resti lucido. Poi guarda, prendono un giro su. Io con un amico che giocavamo a calcio insieme, no? Pure lui pelato, però ragazzi peloso è una cosa esagerata. Pelato e peloso, una sfiga! Gli faccio dire, vabbè, i capelli mica cascano, si spostano, cazzo. Io poi sono sposato l'altro giorno, mia moglie mi fa, tesoro, dico dimmi amore, dice ma fai una cortesia, dico via mia, già t'ho sposata, mi sembra abbastanza, no? Ci metto sei caffoni, dice ma vai al supermercato, dico certo amore, dice ma va a comprare un barattolo di pelati, dice ma sono proprio i pelati, mi parcheggio davanti al supermercato, mi corro appresso il vigile, no? Dice giovanotto, che c'è? Tolga immediatamente la vettura, forse. Io perché? Parcheggiano tutti, perché io no? Questo è un parcheggio a pettine, lei con sta capoccia non sempre sotto. Entro dentro c'era una a servire facendo scusi, ne so dentro stanno i pelati. Perché andate a fare una rimpatriata? Vabbè, cambio argomento, ragazzi, voglio dire una barzelletta di passare. Marco Arcuri, Marco Capretti e poi ancora Antonio Covatta, i sequestratori, Andrea Furbini. E poi ringraziamo anche la Roma Eventi, Alessandro Santi, Roberto Gagliani, la direzione artistica di Roberto Mincuzzi, la nostra Marica! Applauso più che altro ai genitori! E ricordiamo signori che giovedì per San Valentino c'è un cuore di risate, da Radio Globo ci sarà Luciano Lembo, poi con Fabrizio Gaetani e Marco Passiglia. Grazie a tutti, vi lasciamo con gli Uncle Jack, se vi siete divertiti siamo contenti, se no, come dicono a Los Angeles, stick house. Grazie, ciao! E te non ci ha fatto, e tu, zitto! Che c'è, te ne vai a una briscola, che stiamo a fare? È la tua sta macchina. E te,
bella, ma la so comprata da poco, che fai mannartene, no? Sto momento qua si incazza la cosa e ti è cominciata da lei. Questa macchina è doppia via la sua? E te ti incazzi con lui, la mia, ma che devo fare? Parcheggio, non sei tu, ma che E ti dice questa frase che soltanto il vigile romano è capace a dire. Allora che bacio, già bene, ma almeno non te fa vedetta a me. Che tu dici? Ma scusami, ma che lavoro fai, vigile? Vai a lavorare, vai. Dico, ma adesso metto zitto che devo fare un blitz. Bravo, bravo, va bene, devi lavorare, bravo. Un vigile che fa un blitz, che blitz dovessi fare? No, ti riusci a avvicinarmi a quello che viene a roba contraffatta senza farlo scappare. Bravo, giusto. Gli ho detto, mai lasciate in pace, assicurarci sempre a Corea, posto a te questo, se viene una roba contraffatta, che fastidio le dà. E questo mi ha detto, ma chi è? Dice niente? Io sono 3 mesi che voglio comprare un CD e appena vicino questo scappa, sono che cazzo mi piace. Perfetto. Allora, lo ammetto, con questo chiudiamo, io lo ammetto, i difetti di Milano ci sono, anche Milano è grigio, lo ammetto, è grigio. È un pochino grigio, basta, l'ho ammesso, così il sole sta di Milano, non è stato, dai. Grigia, no? È grigia, oh. A Milano i girasoli girano a vuoto, girano così, no, gira, gira che tanto il sole esce San Marino, gira, gira. Io mi faccio l'abbonamento al solare, non se lo fa San Marino, io mi butto il crisantemi, basta, a Milano i girasoli sono alti così perché a forza è girato, a vita non entra a treno, hanno finito studio. Ma sono venuta qua. Milano. Tu per Milano hai mai fatto niente, scusami. Ma che vuoi fare? Ma non lo so, ma imparate una poesia milanese, fammi contento. Ma che poesia c'avete a Milano? Una canzone? Ma che canzoni c'avete? Una ce l'abbiamo, famosa. Oh mia bella Madonnina. Tagliato, dai, salita da ragazzo. Ce l'abbiamo? Ho svegliato, guarda, no? Mamma mia, sarà così. Guarda. Stop. Facciamo un applauso alla nostra tecnica. Io per voi che state qua ve lo vorrei far vedere, cioè io lo sono portato perché lo vedo, non lo vorrei far vedere. Ce l'abbiamo Madonnina? Va bene, vai.